Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi gara online su Le Mans Ultimate per testare il Camus C12 e la pedaliera LC100. Questo è un test online, ovviamente quello che è la recensione la vedrete prossimamente. Questo è un altro test perché comunque sto mettendo sotto pressione questo bellissimo volante Camus C12. La gara che andremo a fare oggi è una gara sull'autodromo di Monza con le LMP2. Sì, perché una delle gare online offerte questa settimana da Le Mans Ultimate appunto è questa categoria sull'autodromo di Monza. In questa tipologia di gare non è possibile andare a modificare l'assetto, quindi le auto sono tutte uguali, possiamo scegliere la livrea dell'auto, ma queste LMP2 sono praticamente tutte identiche con l'assetto fisso. Non si può andare a modificare praticamente niente, si può solo andare ad aggiungere e decidere quanto carburante mettere, si può andare a aumentare e diminuire il controllo della trazione e poi quello che realmente abbiamo sono il consumo delle gomme, i danni, quindi se si fa un incidente, un contatto, avremo dei danni sull'auto. Tutto questo verrà svolto su una gara di 22 minuti, mentre le qualifiche che ho già portato a termine sono di 6 minuti. Ho concluso queste qualifiche con il quarto tempo e tra poco sta per iniziare la gara. Anzi, il direttore di gara ci sta già chiamando, quindi è arrivato il momento di scendere in pista per questi 22 minuti che ovviamente voi vedrete molto più concisi, non vedrete tutti i 22 minuti, ma solo le parti, diciamo, più interessanti della gara, dove cercherò di portare a casa il massimo possibile. Anche perché normalmente non utilizzo queste LMP2, io quando utilizzo Le Mans Ultimate mi piace utilizzare le GTE o le Hypercar, quindi non lo so, però vediamo cosa è il massimo che riusciamo a portare a casa oggi, soprattutto vediamo se riusciamo a finire la gara senza essere coinvolti in un incidente, perché normalmente a Monza alla prima variante succede veramente il finimondo, quindi cerchiamo di uscire almeno indenni e cerchiamo di portare a casa il più possibile, soprattutto di portare a casa nuove considerazioni e nuove sensazioni per quanto riguarda questo volante C12 Camus e la pedaliera LC100 di Camus. Quindi non perdiamo altro tempo perché ci stanno chiamando, è arrivato il momento di scendere in pista con le LMP2 sull'autodromo di Monza con Le Mans Ultimate. E adesso a tutto gas! Quarto tempo in qualifica, ci apprestiamo alla partenza sull'autodromo di Monza con le LMP2. Quarto tempo in qualifica e vediamo ragazzi, vediamo cosa viene fuori da questa gara con le LMP2. Green flag, green flag. Partenza buona, partenza buonissima. Eccolo. Speriamo di non aver subito danni, Subito un'intraversata davanti a me. Sono secondo. Spero di non aver subito danni, però, che l'ho spinto via. Era fermo davanti a me in mezzo. Gomme fredde, scivola tantissimo. Non sono ancora in temperatura le gomme, scivola di bestia. Il primo sembra averne di più, o meglio, sembra soffrire meno il fatto che la macchina scivoli. Io vado in crisi con la macchina che scivola. Anche perché comunque il primo ha fatto un tempo in qualifica veramente, veramente impressionante. L'obiettivo comunque è portare a casa il secondo posto, Il primo non ce lo immaginiamo neanche da lontano. Il primo ha già 10 secondi di vantaggio su di me. Si vede che queste LMP2 non le uso praticamente mai. E c'ho il terzo che è praticamente attaccato, è 1.7 adesso.
2-7 il vantaggio sul terzo. Il primo fa proprio una gara per suo conto, il primo proprio per i fatti suoi. Sto mantenendo il terzo, meno male, sempre alla stessa distanza, 2-7 in questo momento. Secondi ho portato il mio vantaggio sul terzo. Dieci minuti alla fine, ci dice il direttore di gara. That time was 1:42.44. 18 secondi il vantaggio del primo, Allucinante. Adesso il vantaggio sul terzo, ho perso quasi un secondo, eppure ho girato anche veloce. Lui ha girato più veloce di me. Ho fatto l'errore adesso alla parabolica. Ho accelerato un po' troppo presto. Ho lasciato lì 3 decimi. Errore anche qua alla prima variante. Inizio a essere stanco. Siamo a 1:08. Tutto il vantaggio che avevo accumulato l'ho già perso tutto in due curve. Pazzesco. Nello stesso giro ho lasciato lì 2 secondi. Cacchio, troppi errori. Lui galvanizzato poi nel vedermi praticamente davanti, molto molto vicino. 0:09, ne mancano poco meno di 5 minuti, non ce la farò mai. Ormai ce l'ho attaccato, mezzo secondo. Altro errore. Sta prendendo la scia. Lascio passare, anche perché va più veloce di me. Si è intraversato. Ha fatto una rimonta incredibile per recuperarmi. Ha fatto anche un bel sorpasso, l'ho un po' agevolato perché comunque andava più forte di me. E poi alla prima variante si è fatto prendere la mano perché comunque gli ero attaccato, gli avevo preso la scia nel rettilineo. Siamo sotto i 2 minuti di gara, eh? 3-7, il vantaggio sul terzo. Ed è finito il tempo, Finito il tempo. That time was 1:42.31. Vai, iniziato l'ultimo giro.
Adesso con calma vediamo di portarla a casa al secondo posto, che ragazzi, non usando mai queste LMP2, devo dire che sono più che soddisfatto. A 2.8 il terzo, perché ho mollato un po', non voglio fare errori, soprattutto non voglio raggiungere il doppiato per non rischiare. Anzi, è pieno di doppiati adesso davanti. Bagarre tra doppiati, anche no. E tagliamo il traguardo, ragazzi, in seconda posizione. Più che soddisfatto. Non usando mai queste LMP2, devo dire tanta roba. Ma il distacco reale con il primo è stato di... distacco reale con il primo, porca puttana, 33 secondi ho preso in 20 minuti di gara, veramente, anzi no, 22 minuti di gara, scusate, porca merda, 33 secondi, allucinante. Però sono contento perché comunque ero costante, a parte quel giro di merda che ho fatto dove ho fatto due errori belli pesanti nello stesso giro che mi avevano portato a perdere tutto il vantaggio che avevo sul terzo. Devo dire che sono contento di me. Bravo Andrea, bravo. E spero che questa mia gara vi sia piaciuta, che l'abbiate trovata interessante e che sia stata una gara emozionante. Ma per me lo è stato tantissimo. Infatti guardate, la maglietta è totalmente bagnata. C'ho pure il ventilatore che mi raffredda, eh. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, pollice su. Seguitemi su Instagram, dove posto tantissime cose riguardanti la simulazione. Sempre se vi va, iscrivetevi anche al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti tutta la tecnologia in generale, anche magari di questo volante Camus. Prossimamente arriverà un codice sconto con anche la recensione, ma quello che dovete assolutamente fare è iscrivervi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, una recensione, un test, un tutorial o una gara come questa. Ciao, al prossimo video!